Il concetto di narcisismo ha una lunga storia in psicanalisi, eppure ancora oggi non si è giunti a una visione univoca del narcisismo. Gli studiosi che hanno fatto delle ricerche in questi ultimi anni alla fine hanno concluso che il narcisismo è una figura polimorfa, un'idra a più teste e ognuna con una forma ben diversa. Si fa fatica a ricondurre il narcisismo ha un'unica struttura psichica o psicopatologica, sembra una caratteristica trasversale a diversi vissuti e a diversi fenomeni psicopatologici. In più, il narcisismo si fa fatica anche oggi a considerarlo come un vero e proprio disturbo perché alcuni ne vedono una forma addirittura promossa dalla cultura, un modo di funzionare del soggetto o della collettività che è sostenuto dal discorso sociale contemporaneo. Già diversi anni fa si parlava di cultura del narcisismo, è quello che anche oggi i sociologi come Vanni Codeluppi identificano come un processo di vetrinizzazione sociale, non è altro che l'estensione di questa logica del narcisismo. Quindi forse più che di disturbo narcisistico di personalità, più che di forma psicopatologica, potremmo parlare appunto di una logica del narcisismo, che come abbiamo visto in altri video è collegata alla costituzione dell'io, alla costituzione dell'io del bambino che per la prima volta, per riconoscersi, ha bisogno di un'immagine fuori di sé, di un'immagine che viene appunto dallo specchio. La logica del narcisismo si oppone alla capacità di aprirsi alla relazione perché un soggetto invece di essere interessato ad aprirsi all'alterità, del desiderio dell'altro, è interessato a mantenere invece una buona somiglianza con l'immagine ideale che ritrova riflessa dallo specchio. E quindi la logica del narcisismo, potremmo dire, si mangia l'apertura relazionale di un soggetto, che funziona in termini lacaniani, potremmo dire immaginari, appunto, perché ciò che effettivamente conta è il rapporto con la propria immagine e l'altro viene ridotto a una sorta di testimone, di convalidatore del proprio valore narcisistico, come se l'altro dovesse confermare che ciò che siamo veramente corrisponde all'immagine ideale in cui noi ci vogliamo rappresentare. E questo fa sì che l'altro non si senta in qualche modo desiderato, perché in effetti il desiderio di chi ci tiene tanto ad assomigliare a questo ideale di sé è rivolto più all'immagine che al desiderio dell'altro. E in tante relazioni di coppia si vede come alcune persone possano fraintendere il desiderio dell'altro con il proprio desiderio di essere migliori, di essere ben performanti. Pian piano, parlando di sé, si accorgono che hanno cercato di soddisfare il desiderio dell'altro cercando di incarnare quell'ideale narcisistico. Però può succedere sul lavoro o nei legami d'amore che questo meccanismo inizia a vacillare quando il proprio tentativo di assomigliare a quell'immagine ideale di sé non viene convalidato positivamente dall'altro, che può essere il proprio datore di lavoro o il proprio partner. E allora lì si rompe l'incantesimo, cioè l'incantesimo del legame narcisistico con la propria immagine. Si pensava che cercando di incarnare quell'immagine avrei tenuto a bada quello che l'altro avrebbe potuto desiderare da me, come se cercare di diventare quell'ideale potesse coincidere con il diventare ciò che l'altro vuole. Ed è in questa sovrapposizione, in questo fraintendimento che tante persone si ritrovano quando ad esempio si chiedono: ma com'è possibile? Io ho cercato di fare il massimo, ho cercato di dare il meglio di me, ho cercato di esprimermi al meglio, di offrire un'ottima performance, eppure l'altro è scontento. E poi se ci si ferma un attimo, se ci si confronta un attimo con effettivamente quello che si voleva dare all'altro, in realtà non si voleva dare all'altro il proprio desiderio, si voleva semplicemente ricondurre il desiderio dell'altro a un riconoscimento del proprio valore. Ed è in questo che il narcisismo costituisce una chiusura dell'io su se stesso.
e l'altro al massimo in alcuni legami può essere ridotto semplicemente a un doppione dell'io in cui ci identifichiamo, o a una sorta di giudice esterno, di esaminatore esterno che deve dare un buon voto alla nostra performance. E la strada qual è? La strada è innanzitutto quella di non pensare di coincidere con la propria immagine, di vedere nella propria immagine il miraggio di se stessi e non la sorgente della propria verità.